Salve ragazzi, benvenuti o ben ritornati sul mio canale. Oggi voglio introdurre un format nuovo. Cosa stiamo facendo? Come avete letto dal titolo, ci stiamo avvicinando sempre di più al Met Gala. Il Met Gala per me è uno dei momenti dell'anno più attesi. Cioè io amo la follia, mi piace veramente tanto perché è fashion, perché è moda, è rivoluzionario, è avanguardia, e ogni anno è diverso, è nuovo, non sai mai cosa aspettarti. Ma quindi, come avete letto dal titolo, oggi andremo a parlare del Met Gala. Questo video sarà dedicato principalmente a capire effettivamente cos'è questo Met Gala, perché magari non tutti lo sanno e quindi se ne voglio parlare con voi dovete avere un pochino di background, dovete avere un pochino di conoscenze e questo è il video fatto apposta per voi. E soprattutto, se non mi conoscete, se siete nuovi, se non siete iscritti al canale, piacere, io sono Danilo e mi raccomando, se questo video vi piacerà o vi piace, comunque mettete un pollice in su, già sulla fiducia, perché per creare questo PowerPoint mi ci è voluto del tempo, quindi va apprezzato lo sforzo. Comunque, cos'è il Met Gala? Allora, il Met Gala, adoro questa cosa, c'ho il telecomandino, mi sento tipo Maria De Filippis, non c'è posta per te. Comunque, non so per quanto possiate leggere, ma comunque il Met Gala, e cito testualmente, il Costume Institute Gala, popolarmente noto come il Met Gala o Met Ball, è un evento mondano annuale di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Per chi non sapesse di quale museo sto parlando, già dal nome stesso vi dovrebbe far ricordare al The Met, famosissimo per la scalinata, Gossip Girl, il Met Gala, tutti conoscono questo museo. Comunque, continuiamo. Organizzato dal 1948, quindi il primo Met Gala risale al 1948 e a quei tempi, naturalmente, negli anni 50, non era come oggi. Diciamo, prima era proprio un evento mondano dove ci partecipavano solo persone benestanti, aristocratici, imprenditori, gente di un certo livello sociale. Prima aveva tutta un'altra impronta, diciamo, questo Met Gala. Prima era proprio un ball. E una cosa caratteristica di questo evento è che cade ogni primo lunedì di maggio. Quindi il 6 maggio ci sarà il Met Gala. Vi voglio tutti connessi perché dovremo fare un video in cui facciamo un roasting del red carpet. Quindi vi voglio pronti e connessi, ok? Ma quindi noi siamo qua per capire come funziona questo Met Gala. La prima cosa che dovete sapere, che è fondamentale, che è quello che rende il Met, è il tema. Ogni anno gli viene assegnato un tema, da cui appunto è ispirata sia la mostra ma anche il red carpet, ma qua ci arriveremo con calma. Ma soffermiamoci un attimo su questo tema. Una cosa che appunto caratterizza il Met Gala è il tema che ogni anno gli viene assegnato. Non è stato sempre così. Il primo tema risale al 1973 con appunto The World of Balenciaga. Volevo metterci delle foto a riguardo, ma non ho trovato assolutamente nulla online. Parliamo un pochino dei miei temi preferiti. Ve ne metterò solo due perché sennò questo video potrebbe uscire veramente troppo lungo. Il primo è dedicato appunto al Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination. Questo qua secondo me è stato uno dei Met Gala più belli che ci siano mai stati, perché qui veramente gli stilisti sono andati bold, sono andati proprio extra. Mi è piaciuto tantissimo. E uno dei miei outfit preferiti, che però non ho messo qui e non so perché, è quello di Black Lively. Black Lively è una delle persone principali al Met, cioè Black Lively come anche la nostra Rihanna, ma anche Zendaya, e anche Kim Kardashian, devo essere onesto, sono le persone più attese al Met Gala, perché sono sempre quelle che arriveranno con l'idea più particolare, più stramba, se vogliamo dire, più eccentrica. Ma adesso passiamo al secondo tema, che appunto è Camp, Note of Fashion. Questo pure mi è piaciuto molto. Quella gente poteva andare veramente fuori dalle linee a fare cose stravaganti. Però, diciamo, non è stato così eccessivo come mi aspettavo questo red carpet. Però mi è piaciuto allo stesso tempo molto. Ma ora voi vi starete chiedendo: ma chi è che sceglie questi temi? Naturalmente, senza nessuna ombra di dubbio, non ci può venire nient'altro che in mente che God Herself, Anna Wintour. Naturalmente non penso che sia solo lei a decidere il tema, ma penso che ci sia un team che gli propone diversi temi e poi lei penso sia quella che faccia la decisione finale. Ma parliamo un pochino del tema di quest'anno, del Met Gala, che sono troppo curioso di vedere cosa esporranno, anche se Vogue già ci ha dato qualche sneak peek brand. E appunto quest'anno sarà Sleeping Beauty Reawakening of Fashion e sarà dedicato appunto ad abiti dimenticati oppure troppo fragili per essere indossati. E stavo leggendo sul magazine che stanno organizzando questa mostra con delle teche di vetro tipo regolate di temperatura con le luci, non si potranno utilizzare flash perché ci saranno vestiti veramente molto 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 delicati e non vedo l'ora di vedere cosa Anna Wintour e il suo team avrà organizzato quest'anno per questa mostra. Sono troppo troppo curioso. Ma passiamo al dress code, che è quello che tutti aspettano di più, sono quello che tutte le celebrity aspettano, quello che tutte le case di moda aspettano più di tutto. Quest'anno quale sarà
Sono troppo emozionato perché quest'anno, secondo me, ci usciranno delle chicche bellissime. Perché appunto il tema sarà The Garden of Time. Ok, già da qui possiamo un pochino, diciamo, decifrare di cosa si potrà trattare. Diciamo, ci sta Garden, ci sta Time. Quindi si può variare tra natura, i vari simbolismi dietro la natura, il tempo. Cioè, già solo dal titolo si potrà spaziare in una maniera ampissima, bellissima, e io non vedo l'ora di vedere veramente con che cosa usciranno quest'anno. Ma andiamo un pochino più nel dettaglio. Allora, The Garden of Time è un racconto, è una short story tratto da un libro che, se non mi sbaglio, si divide in tre volumi, di questo signore J.G. Ballard, che in poche parole ha scritto questo racconto che si chiama The Garden of Time, che è tipo lungo 3 pagine, ma dato che non voglio dire menzogne, mi sono preso appunti per vedere un pochino di cosa parla. Fa riferimento a un racconto dell'autore fantascientifico americano J.G. Ballard, scusate la pronuncia, pubblicato nel 1962. Al centro della storia c'è una coppia aristocratica che ama leggere e suonare il clavicembalo nella sua casa incastonata in un bellissimo giardino. Quindi già qui abbiamo anche un altro tema, giardino. Ci sta. Già possiamo individuare diversi temi come il giardino, la musica, aristocrazia. Quindi già abbiamo 3 temi su cui possono basarsi i nostri stilisti. Ah, non vedo l'ora. Comunque, continuiamo. Da cui ogni sera deve recidere il gambo di un fiore magico per sopravvivere. Quindi abbiamo altri temi. Qui veramente bisogna cogliere tutto in quello che sto leggendo. Quindi abbiamo appunto la sera, abbiamo questo fiore magico, abbiamo il tema della sopravvivenza, ma andiamo avanti. Questo fiore magico viene chiamato fiore del tempo ed è l'unica cosa che impedisce a una folla di persone inferocite e armate ad entrare nel cancello del loro giardino. Quindi noto che era anche un topic un pochino di civiltà, di civilizzazione, molto bello, molto bello. Cioè, vi giuro, io più leggo questo e più mi eccito all'idea di vedere cosa veramente uscirà fuori. Ogni volta che sentono la folla avvicinarsi, recidono uno di questi fiori finché questa non si allontana e non si sente più. Questa non si allontana, si riferiscono appunto a questa folla di persone inferocite. Il fiore del tempo ha proprio il potere di portare indietro le lancette dell'orologio. Ne recidono uno ogni sera, azzerando l'avanzare dei giorni a forza di tagliare questo magico fiore. Il giardino rimane spoglio, senza più alcun fiore. Bellissimo, anche questo secondo me da tenere a mente, un giardino spoglio, quindi anche diciamo un pochino questa metafora della morte, se vogliamo leggere tanto tra le righe, che secondo me pure questo qua ci riserverà tante tante gioie. L'ultima sera la coppia ripone i suoi amati libri nello scaffale, nascondendo la musica e tutti i tesori che custodiscono la loro vita civilizzata, consapevoli che con loro vedrà la sua fine. Quindi vedi, come ho già detto, parlando di civiltà, parlano di gente inferocita, che secondo me, anche pensando al periodo storico in cui noi stiamo andando attraverso, parlando di civiltà, di civilizzazione e di appunto guerre, secondo me sarà un ottimo modo per vedere anche come la gente, e gli artisti anche, perché comunque l'artista ci mette una buona parola in quello che deve indossare, perché comunque lui ci mette la faccia, e sarà un'ottima occasione per vedere quanto effettivamente magari la gente si espone e cosa saranno disposti a portare. O meglio, io sono troppo emozionato all'idea. Vi giuro, secondo me usciranno delle cose bellissime. Spero ci sia anche un pochino di, diciamo, non aver paura di, non di far vedere, ma soprattutto che Anna Wintour non abbia, diciamo, giostrato tutto talmente tanto che la gente non può, perché Anna Wintour decide pure cosa la gente indossa, per farvi capire. Comunque, io spero veramente tanto che le celebrity ne approfittino per mandare un messaggio forte e bold. Vediamo, vediamo, sono curioso. Comunque, continuiamo. Nel racconto c'è il terrore del vedere la civiltà fare il suo corso, teniamo a conto anche questo, tutto quello per cui abbiamo lavorato e costruito. Penso che questo qui si riferiscono al fatto di vedere, buttare via tutto quello che abbiamo fatto e costruito. Quindi, secondo me, anche la stessa Winter ha voluto mettere un pochino, diciamo, ha voluto, diciamo, dare un pochino più. Secondo me, ha voluto dare modo alla gente di esprimersi come si sente in questo periodo e ha dato forse anche un po' di carta bianca. Sono curioso di vedere un pochino quello che succederà. Comunque, andando avanti, dopo che abbiamo un tema, naturalmente ci serve un biglietto. Allora, i biglietti del Met Gala sono molto rinomati perché sono veramente tanto tanto costosi. Ora, come riporta l'Independent, che è un giornale, diciamo, di cui ci si può fidare, quindi penso che quello che abbiano riportato sia abbastanza vero, ma si dice che il biglietto singolo può costare 50.000 dollari. Ma i designer solitamente comprano un tavolo che può costare fino a 300.000 dollari. Ora, i prezzi naturalmente non sono sicuri, però penso che veramente intorno a queste cifre si aggira.
Però come funziona? Cioè, io per andare là, che devo fare? Qual è la via più semplice, diciamo, se non ce l'ho questi 50.000 dollari da spendere? Allora, mettiamo caso che Donatella Versace un giorno ti chiama e ti dice: guarda, io ho questo tavolo al Met Gala e ho in mente questo vestito che è fatto per te. Cioè, questo vestito lo vedo solo addosso a te. E fortuna vuole che ho anche un biglietto, The Golden Ticket. Biglietto del Met Gala, ok? Ho anche un biglietto. Ti andrebbe di venire? E tu naturalmente là che dici? Dici di no, assolutamente. Dici di sì. Questo è uno dei modi, ma per arrivare a far sì che Donatella ti chiami, cosa serve? Cioè, how? Lo sappiamo tutti quanti, non serve che ve lo dico. Servono questi followers, ne servono tanti e serve una grazia divina. Serve una grazia divina. Spero che con questo video io mi riesca a avvicinare di più al Met Gala. Assolutamente sì, se qualcuno sta vedendo questo video e vuole portarmici, sappiate che io accetto con tutto il cuore. Cioè, wow, non vi posso negare che io manifesto che per questo giorno che arrivi, e io già mi ci vedo lì, so che arriverà. Però diciamo che appunto, per essere richiamati da una casa di moda in generale, servono questi. Cioè, se non hai questi, o fama, o comunque sei un attore o qualsiasi cosa pubblica, forget about it. Come abbiamo detto, ci sta un'altra possibilità. Posso pagare il biglietto? Se io ho 50.000 dollari da sprecare, non da sprecare, però se c'è 50.000 dollari da dare in questa beneficenza e compro il biglietto, ci posso andare? No, perché tu puoi avere tutti i soldi del mondo. Mettiamo caso che io sono Donald Trump, che è una cosa che effettivamente è vera quella che vi sto dicendo. Donald Trump era uno dei volti più noti in questo Met Gala e non veniva invitato, penso, dalle case di moda, ma penso che si pagava il biglietto da solo. E cosa succede? Io vado, scrivo Anna Wintour: ehi Anna, c'ho 50.000 dollari, mi dai un biglietto per me? E poi ti trovi, sbam, Anna Wintour lì davanti che ti fa: pensavi fosse così facile? Pensavi che ti bastava solo avere soldi per entrare qui? No, no, ti sbagli, perché serve la mia approvazione, non bastano i soldi. Quindi, a meno che non hai la grazia e l'approvazione di questa persona, anche se penso che, diciamo, non ti accetti solo se sei veramente tipo appunto Donald Trump o qualche persona molto controversa, molto, diciamo, che ha degli schieramenti molto forti che vanno contro l'opinione pubblica o che comunque vanno contro quelle che sono le cose morali della vita, penso che ti dica di no. Però a parte questo, non so perché dovrebbe dire di no. Cioè, appunto, se io stilista pago un tavolo, ci sta questa persona che voglio invitare, non ti dovrebbe fare nessun tipo di problema. Quindi, diciamo, ritornando al punto precedente, dobbiamo entrare nelle grazie di Donatella Versace, che io, tra parentesi, amo alla follia. Comunque, sì, questa è una breve introduzione a quello che è il Met Gala. È uno degli eventi, come ho detto, più mondani, più belli, più attesi, soprattutto da me, dell'anno. Sono molto contento che ultimamente le celebrity sui social, diciamo appunto queste social star, queste social celebrity, influencer, creator, come li vogliamo chiamare, stanno sempre di più avvicinando a questo mondo. E è una cosa che mi riempie il cuore di gioia e mi piace perché, diciamo, vedo anche un po' di me rappresentato su quel carpet, nonostante io sia una fetta piccolissima di quello che è il web. Però sì, le mie speranze sono ancora alte, ho ancora una vita davanti e vi posso garantire, e questa è una promessa che mi faccio, che io lì ci sarò insieme a lei, guarda, siamo molto simili, adoro. Comunque, that was the video! E fatemi sapere se conoscevate il Met Gala, se sapevate di cosa si trattava, se vi ho schiarito le idee, se vi interessa come evento, se lo avete seguito, se siete pazzi anche voi di questo evento, se lo attendete ogni anno, io ve lo giuro. Cioè, quest'anno forse ho atteso di più i Grammy solo per Taylor Swift perché sapevo che dovevo annunciare qualcosa, ma questo, cioè, io veramente è il mio evento. Cioè, ci sta chi appunto si dedica notte agli Oscar, chi li dedica i Grammy. Per me il Met Gala è l'evento, cioè è la cosa che mi caratterizza, assolutamente. Però sì, noi siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia intrattenuto. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi mando un bacio grandissimo. Vi ricordo di lasciare un pollice in su per sostenermi e per pushare un pochino il mio canale. E di iscrivervi se non siete iscritti, soprattutto se siete arrivati alla fine del video e non credete iscritti. What are you doing? Iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Io vi mando un bacio grande. Ciao ciao.